qui. Buonasera. Allora, siamo di nuovo qui. Adesso attendiamo un attimo così le persone si collegano. Vi ricordiamo che siamo anche sul canale YouTube, quindi potete anche iscrivervi. Allora, tornano due amici, ormai li conoscete. Sono un ricercatore spirituale, simbolista, tarologo, educatore, tutor di progetti artistici, fondatore di Luz, conduce corsi e seminari. Invece lei è Francesca Vannini, arte terapeuta nella disciplina di musicoterapia, nella globalità dei linguaggi e anche lei fa parte del direttivo Luz. Lui è Francesco Carpinteri e lei Francesca Vannini. Eccoli qui. Ciao ragazzi. Ciao Marisa, i Ciao, ciao Franceschi. Marisa. I Franceschi, bentornati. Noi amici esistiamo nei Francis. Bellissimo. State bene? Sì, direi di sì. Sì, Sì, ciao tutto Marisa. bene. Sono proprio contenta di fare due chiacchiere con voi. Io ogni tanto vi chiamo per vedere le Grazie, ultime, cosa no, ma state sono belle queste combinando. cose, questi update ogni tanto. È Esatto. bello, è una Anche bella. perché noi non ci diciamo niente, ci diciamo un titolo, qualcosa. No, noi andiamo a braccio, siamo. Perfetto, ruota libera. Benissimo. Ciao Antonella, la prima che scrive. Ciao Allora, Antonella. vi chiedo solo un secondo perché oggi è il compleanno di mia sorella, volevo fargli gli Oh, ma auguri. Eleonora? La No, la Rita. Sai che Rita, io vabbè. sono piena di sorelle, quindi. Quindi, tanti auguri, sorella. Guarda, ti faccio finta che questi sono per te. Che Ecco, carina, che tanti sorella. auguri. Auguri, anche se non la conosciamo. Auguri a Rita. Ecco. Intanto mia Perfetto. sorella si chiama Rita, tra Ah, parentesi. davvero? Sì? Va bene, bene, bene. Allora, ragazzi, avete messo un Ciao titolo Ari! abbastanza importante. Ciao Arianna. Franci, avete messo un titolo abbastanza importante. Eh già. Come mai hai scelto quel titolo? Perché parliamo di Guarda. responsabilità stasera. Allora, ci sono tutte le parole che mi piacciono: scelta, responsabilità e anima. Direi Oh. che siamo a posto. Ci siamo. Ci siamo. Siamo promossi, vai. Sì. Ma allora, innanzitutto perché io trovo che sia uno degli aspetti fondamentali del nostro essere qua, la responsabilità, una delle leggi Certo. basilari, proprio senza le quali, che poi lo possiamo tradurre come libero arbitrio, lo possiamo tradurre come intuizione, connessione con l'anima. Ma in particolare negli ultimi 2 o 3 anni, lo sappiamo tutti, credo che il saper discernere e separare la pula dal grano e dire no, questo per me, questo mi corrisponde, questo mi risuona, questo mi piace, questo è come dire, è C'è in il risonanza mia. discernimento, dici tu. Il discernimento è il prendere, assumersi la responsabilità, che magari poi vediamo che cos'è la responsabilità, che va bene, non è che abbiamo la presunzione di spiegarlo, però è sicuramente Beh, qualcosa di insomma, particolare. ognuno poi dà, Esatto, ognuno poi dà il suo. È diventato diciamo che per chi fondamentale. fa il lavoro su di sé lo sa che cos'è, cioè nel senso ha un Sì. po' diverso, diciamo. Ok. Quindi sì e no sono diventati fondamentali. E poi, insomma, questi 2 anni sono stati un grandissimo allenamento, no? Su questo fronte. Siamo tutti diventati degli esperti. Gli esperti sì e Espertissimi. no. Anche troppo. Anche troppo, è Anche vero, per troppo, certi sì. versi, sì. Sì, il rischio, infatti, c'è anche il rischio di, come dire, di estremizzare, no? Brava, Estremizzare soprattutto. Franci. Di prendere. Ma poi noi nella dualità come esseri umani e poi anche come civiltà occidentale, secondo me abbiamo una grande propensione a dire sì e no, spesso a sproposito, cioè Esatto. sì alle cose che non ci servono e no alle cose che ci servono. Siamo bravissimi su questo. Per Quindi, quello è giusto chiarire stasera, hai capito? esatto. E soprattutto trovo che ci siano delle situazioni in cui anche il ni o il so non esistono, è una finzione che esista il ni, no? Cioè, anche sul discorso di che cos'è il compromesso e che cos'è invece l'accettazione, il fluire con le cose, è molto frainteso,
anche nel campo olistico, perché sembra che bisogna mediare, sembra che bisogna accettare qualsiasi cosa. Ci sono parole ultimamente come resilienza che sono... Sì, a volte sembra che la meta sia più importante del viaggio, no? Per cui sì, pur di arrivare al... Che poi quando arrivi non sai cosa fartene, tra parentesi. Esatto, sì ma... Perché dopo ricomincia qualcos'altro. Sei costretto, cioè ti costringi ad accettare cose che invece sono contrarie a... Esattamente. E questo è successo tantissime volte, no? Per tantissimi di noi. Ma lei è un'altra sorella, Patrizia? Lei è un'altra sorella, ciao. Quanti Patrizia. Siete? Quattro, tutte femmine. Quindi Marisa, Eleonora, Patrizia e Rita. Okay. Esatto, perfetto. Chiarito questo qua perché vedo un'altra De Marco. Di che, esatto. Che sono tutte De Marco. Così le saluto tutte, le mie sister e via. Anche Eleonora per ora. Adesso vediamo se arriva. Allora. Sì, quindi il tema del sì e del no, che poi tra l'altro è... Mi viene una carta, c'è una carta dei tarocchi di Osho che si basa su un racconto fantastico di Sufi, che poi aveva ripreso anche Nietzsche, ha ripreso Osho, che è quella della metafora del cammello, del leone, del maestro, del bambino, no? Per cui il cammello è quello che dice sempre sì, anche quando non vuole, il leone, tra virgolette, è quello che dice sempre no, proprio come reazione, invece il bambino, maestro, lì, quello che si ascolta è quello che dice sì quando è sì e no quando è no. Certo. Quindi sono importanti entrambi, perché è importante, e noi oscilliamo spesso tra queste cose, no? Tra questi due poli. Sì, a parte che magari è la prima cosa che si impara, penso, nel lavoro su di sé, è proprio quella di imparare a dire no. Sì, perché noi abbiamo come caratteristica, diciamo così, culturale, strutturale, tutto il resto, quella di invece di dire sempre di sì. Esatto, e quindi la prima cosa che si impara invece proprio è fare delle scelte. Una delle tappe fondamentali dell'evoluzione del bambino è proprio quella del no, di quando dice no a qualsiasi cosa, anche alle cose che gli piacciono, però infatti il suo potere sta proprio nel dire no. No, Sì, quando impara a dire no gli piace anche tanto, no, guarda, dopo lo dice anche troppo. Esatto, ma perché deve equilibrarsi, perché, no? Ci prende gusto, però una tappa fondamentale. Sì, avete avuto dei momenti in cui è stato difficile dire no o dire sì? Ma dici negli ultimi, in generale nella nostra vita? In generale nella vostra vita, e se gli ultimi tempi sono stati, diciamo, i più clamorosi. Gli ultimi tempi c'è stata una velocizzazione e esasperazione, tra virgolette, nel senso bello del termine, di questo continuo sì, no, sì, no, sì, no, dove si è dovuto dire più spesso no per qualcuno di noi. Che non sì. Certo. Però nella nostra vita, io personalmente, cioè è una cosa che sto imparando. Cioè, sono ancora... Guarda, io paradossalmente mi è capitato di avere per lunghi periodi un no profondo rispetto a tutto quello che mi stava succedendo, e però non riuscivo a levarmene fuori. Alla fine però questo no nascondeva una possibilità di dire un grandissimo sì ad altro. Però è stato straziante perché c'era una ribellione profonda, mi andavano tutte storte, capito? Tutte, e io dicevo ma no, non è giusto, non è così, non sono io, non è la mia, non è. Sai che quando si combatte poi è peggio, Guarda, io sono un capricorno alla seconda. Capricorno, ascendente capricorno. Cosa capricorno. Vuoi farci, Francesco? Quindi, che ce dobbiamo fare? Per me è come dire andare di testa, si vede che me la sono scelta, no? Certo.
Però ci si deve allenare. È interessante questa cosa, perché molto spesso noi il sì e il no sono la stessa cosa. Cioè noi vorremmo dire di no e quel no non riusciamo e diciamo di sì. Oppure quel dire di no ci porta al sì, cioè un sì successivo o viceversa. Il punto è che non possono essere confusi. Cioè, quando sono così confusi o quando sono così contraddittori, vuol dire che noi non siamo non ci permettiamo di essere in contatto. No, non però è che non lo vero. Dire, a me è successo questo, nel senso che quel no esasperato mi ha educato a entrare in contatto più profondo con me stessa. Certo. Mi ha addomesticato. La mia ribellione, paradossalmente, tutta quella ribellione mi ha, mi ha domesticato nel senso, mi ha portato più vicino alla mia anima. Certo, hai fatto una trasmutazione alchemica. In un certo senso sì, adesso per carità non lo so, però di fatto mi ha pacificata su tante cose. E se avessi detto di sì, però la cosa non mi piaceva, capito? Non sarebbe stata la stessa cosa. Cioè, la battaglia a volte vale la pena. Assolutamente, sì. Anche se è tremenda, perché passi l'inferno, capito? Passi... Sì, che poi la battaglia spesso e volentieri è con noi stessi, penso. Beh, certo. Sempre con noi stessi. Sì, sì. Quello sempre che, con noi, capito? Quello noi che pensiamo di combattere. Un po' la guerra santa, no? Cioè la guerra santa che poi noi abbiamo fatto diventare una cosa esteriore, che tanti fraintendono probabilmente anche nello stesso ambito in cui è nata, che è l'Islam. La guerra santa è la guerra con noi stessi, ma non è la guerra nel senso che ti devi ammazzare e quindi devi da fare a pugni, esatto. Ma che è l'ultima risoluzione di un conflitto, perché esatto. Se tu vuoi andare da una parte, vuoi andare verso il sì e il no, però per assurdo con l'attrito può portare, come nel suo caso, per me è stata una situazione inversa. Io ero tendenzialmente una persona che non riusciva a dire no, doveva sempre dire sì, anche fino a quando, anche se questa cosa magari lo portava al limite della prostrazione, cose di questo tipo. E sono arrivato ai no sani in quella maniera lì, passando probabilmente, andando in overdose di questa cosa, no? Cioè, certo. Rendendosi conto che quei sì erano finti, spesso e volentieri. Infatti, pensa quando te ne accorgi. Dici sì ed è un no. Mm. E viceversa, perché c'è anche tanta gente che dice no e poi ti rendi conto che invece voleva essere un sì. Doveva essere un sì per quello che gridava la tua anima, no? E si tratta lì di capire. Veramente è un equilibrio molto sottile. Ma... Infatti, secondo me, proprio quando stai attenta a quello che pensi, quando lo dici, ti rendi conto se era un sì vero oppure no. E qui c'è il trucco. È lì, guarda, a me mi ha cambiato la vita una frase che lessi proprio su questo. Cioè, che non è importante quello che fai, ma quello che pensi. Certo, certo. E quindi... Se dice una persona sì, poi dopo dici ma che palle, non lo volevo fare. Adesso se tu ci pensi anche il linguaggio del corpo lo dice forte, no? Questa cosa. Quanti sì noi diamo o quanti no che sono il contrario, no? Cioè, infatti. O nello stesso cioè a volte è scioccante anche questa cosa, no dai. C'è implicito nella nostra, nel quello che stiamo dicendo c'è implicito un... Non ho capito, è un sì o un no? È vero. No è una negazione, dai però è un invito a... E quindi è tutto confuso. È molto confuso, ma queste due sfere sono importantissime. E lì ce lo dà solo una cosa fondamentale, che poi è quella che abbiamo scritto, che abbiamo deciso di cui abbiamo deciso di parlare, che è l'ascolto di sé. Perché è vero che noi parliamo stasera di responsabilità, e poi ho visto che c'è una domanda interessante, magari. Esatto, infatti te la volevo leggere. E dice: dire sempre sì ed essere disponibile per il quieto vivere per convenienza è indice comunque di inferiorità o mancanza di stima? Ci esprimiamo tutti e due. Allora, nel senso, che dici? Allora, inferiorità no, cioè poi non c'è un'inferiorità o una mancanza di stima. Allora, è un po' più complessa la faccenda, perché ci sono dei sì
A volte anche paura del giudizio, a mio parere. Esatto. C'è la paura del giudizio, c'è l'essere sotto ricatto, c'è una convenienza stessa, non solo per convenienza. Tu dici, non so come si chiami, fair. Dici per convenienza, esatto, c'è una convenienza, perché quando si è sempre disponibili, c'è anche una convenienza nel fatto che hai un tornaconto per questo, perché se cominci per esempio a essere ribelle oppure sgomini un attimo quello che gli altri pensano di te, la zona puoi rimanere sola, puoi non avere dei vantaggi, può costare molta fatica, quindi di conseguenza l'essere sempre disponibile è una forma di anche di convenienza nostra. Questo è molto difficile da capire per noi, da accettare, anche ci fa male. Sì. Anche spesso. È un beneficio secondario. Forse anche subdola, no? Come cosa? Sì, è un beneficio. È una cosa che tanto fa il bambino, no? Il bambino interiore, che non è il bambino magico, io lo ripeterò mille volte, sono due cose diverse, secondo me. Cioè, quella parte del bambino delicata che ha bisogno, se si accorge che dicendo sempre di sì, ha dei premi, un po' come il nostro gatto, no? Che ogni tanto gli date il biscottino. Il biscottino perché è stato bravo, per dire. È chiaro che comincia a usarla come una modalità. Cioè, e quella modalità diventa talmente una maschera che gli si appiccica e quindi sa che il giorno in cui dovesse dire di no, immediatamente c'è qualcosa che non va. Comunque, secondo me, bisogna un po' vedersi dall'alto, no? Cioè, staccarsi da quello che è perché la domanda diceva dire sempre di sì. Mm. Se quella è la modalità, se tu ti vedi dall'alto, cosa vedi? No? Vedi qualcuno, vedi una persona che come modalità ha quella di dire sempre di sempre sì, anche quando le cose non gli vanno bene. Ma questo dove porta? Ti porta più vicino a te o più lontano? Sì. Perché alla fine non è questione sono inferiore, sono superiore, o è per convenienza, non è per convenienza, ma dove sono rispetto a me stesso? Perché se dire sempre di sì per quieto vivere ti porta più vicino a te, va bene, ma se ti allontana, come è più probabile che sia, perché se dici sempre sì anche quando non vuoi, ma anche perché se è per quieto vivere o convenienza c'è già un problema alla fonte, no? Non è un'autenticità, ma è una convenienza, appunto, come diceva la domanda. È diverso. Quindi difficilmente ti porta vicino a te. No, però secondo me, al di là del giusto o sbagliato, La domanda da porsi infatti è interessante quello che hai detto, Francesca. Come mi fa sentire? Sì, dove mi porta più ad essere più me stesso o di meno? Perché se mi porta ad essere meno vicino a chi sono, a quello che voglio essere e a quello che desidero, forse è il caso di cambiare atteggiamento, un po' le risposte. E anche perché, cambiando le risposte, cosa potrebbe succedere? Anche questo, guardando dall'alto, non diventa una cosa, oddio, rimango da solo, oddio, ma magari diventa uno studio, no? Certo. Un'osservazione di quello che mi gira intorno e potrei scoprire. Vedi che Fer sta dicendo una cosa che è molto interessante, che poi si tradisce un po' se stessi, effettivamente è conveniente, ma non mi fa sentire in contatto con me stessa. È proprio questo il punto, cioè il, come direbbero a Milano, tac, cioè nel senso che, ed è poi il punto successivo che noi avevamo messo nella nostra presentazione con te, Marisa, no? Sì. Cioè allora, perché non ti puoi neanche assumere, poi lo vedremo, la responsabilità se non sei in contatto con te stesso. Ma perché quando è sì e sì e quando è no e no? Perché se tu non sei in contatto con te stesso, non sei nemmeno in grado di capire quando davvero è sì e quando davvero no. Cioè, non capisci nemmeno se sei... problema per tante persone, per carità, senza giudizio, è quello di non vedere neanche che si stanno allontanando da se stesse in quella maniera lì. Perché è un automatismo. Cioè, anche il continuare a dire sì indiscriminatamente
Yes Baba, cioè io ho vissuto un paio di mesi in India, mi sono reso conto di questa cosa pazzesca, che gli indiani continuano a dire di sì, ma hanno una rabbia, cioè sono abituati a dire di sì, per forza, per compiacerti, adesso in generale, sto generalizzando, ma io avvertivo che non era vero che c'era sempre il sì, che a volte ti avrebbero mandato a quel paese, volentieri, ma... Però non potevano. Non potevano. Non potevano. E quindi quanto questo, come dice lei, quanto sei in grado poi di accorgertene? Perché anche lì è importante, perché se noi siamo in un automatismo... Sì, non è che perché poi questo scatena un sacco di reazioni, no? La rabbia, la confusione, ti senti sempre proprio di non fare mai quello che vorresti fare, quindi bloccato da un certo punto di vista. Sì, e poi si corre il rischio anche di sfociare nell'eccesso opposto, di cominciare a dire no per principio. Ma infatti, questo è interessante, perché poi le due cose sono uguali poi alla fine. Sì. Cioè, senso che passare, tant'è vero che ci sono quelli che dicono di sì, per come diceva la favola Zen Sufi, no? Quello che deve dire, che dice di sì in automatico continuamente, quello che dice di no, ma in fondo sono due facce alla stessa medaglia. Se tu magari scoperchi il vaso di Pandora, questo comincia a dire di no continuamente. Sì. Poi c'è anche un altro anche il come lo dici poi a volte, questo no, perché quando sei arrabbiato, ovviamente. Comunque dicevi, Franci, c'è un altro aspetto così interessante, nel senso che come dire, c'è come un pregiudizio, penso soprattutto a questo periodo, no? Che il no, dei no siano diventati sacri, ok? E per cui uno si sente quasi in dovere di dire rispetto a certe cose no. Invece, secondo me, è importantissimo riportare sempre a se stessi quel no, e che sia veramente autentico, perché se non lo è, non serve a niente. Ha la stessa valenza del sì, che non serve a niente. Cioè, non è esatto. Che serve all'universo o alla comunità, capito? Non serve a niente. Sì, scusa, è sprecato. Una cosa che mi viene, no? Cioè, è vero. È meglio un sì, tra virgolette, che lo fai per te stessa, vero? Vero, autentico, anche se tra mille virgolette sbagliato, piuttosto che un no detto perché... Abitudine, poi. Ma perché tutta una parte del pensiero dominante, no, che non è quello mainstream, ma è quell'altro, che comunque è dominante, per l'altra fascia di gente, certo. Dice di no. Ma no, cioè l'individualità, il rapporto con se stessi è sacro, è la prima cosa. Assolutamente. E non ci sono giudizi che tengano da parte di nessuno. Infatti il conformismo e l'anticonformismo in questo senso sarà banale, ma sono la stessa cosa. Cioè l'essere più possibile libero da condizionamenti e più possibile in contatto con se stesso, non si pone il problema di se quella cosa è un sì o un no, perché in fondo il sì e il no sono la stessa cosa, nel senso che è inevitabile in questa incarnazione che ci sia delle cose a cui diciamo di no. Cioè, se uno arriva e ti vuole menare, è chiaro che per te è un no, perché certo, è tutto lesionista, così come se ti dicono vieni con me che ci buttiamo in un burrone, il sì è assurdo, no? Anche no. Anche no, appunto. Quindi poi il problema è quando queste due cose diventano sclerotizzate, quindi diventa, come dice lei, anche una sorta di no a priori, no come battaglia. Cioè, e non è che siccome è il 20% il no rispetto al sì vuol dire che allora la minoranza vince. Non vince né la maggioranza né la minoranza, vince il rapporto con se stessi. E tra l'altro entra la parola libertà in mezzo a tutto questo. È legata alla responsabilità. E questo è uno dei motivi grossi per il quale non si fa fatica a scegliere, perché... Posso dire una cosa prima? Sì. E poi
c'è sempre la possibilità di cambiare idea. Tra l'altro. Cioè, un sì può diventare, può trasformarsi strada facendo in un no, e un no, esatto, può trasformarsi in un sì. Cioè, non siamo pietre. Sono d'accordo. Quindi, e non crolla il mondo se... se questo cambiamo. Succede. Succede mille volte. E non è una forma, cioè soltanto, come diceva qualcuno, soltanto l'idiota non cambia idea. Cioè nel senso che se tu sei in realtà fluido, connesso, fluido nel senso che in relazione con quello che sta accadendo e senti di dover cambiare il tuo sì in no, il tuo no in sì, sei autentico, ma, perché no? No? Cioè, sì, ma anche infatti, perché la vita, tutto quello che succede nella vita insegna, no? Se tu ti poni rispetto alle cose che succedono con una domanda, è chiaro che un po' alla volta cambi, no? Ti modifichi. Certo. E se il tuo desiderio è quello di conoscerti sempre meglio e di essere sempre più fedele a te stesso, è chiaro che cambi, perché se no, cioè, siamo già morti. Sì, è vero. E secondo me questo è un successo che va proprio, come dire, onorato, il cambiamento. Ma infatti non vi è capitato voi proprio in questo periodo poi di vedere tante persone confuse proprio per questo, perché si sono messe in una direzione, ovviamente gli è stata molto stretta, non la sentivano proprio, però hanno continuato. Assolutamente, è un disastro, è una delle cose che... Questo porta, è un disastro, secondo quello me. Quello che porta di più l'essere umano verso la stragrande maggioranza dei problemi, proprio perché la libertà di scelta e la responsabilità che vengono dall'ascoltarsi sono dei capisaldi, per cui quando tu quelle cose le tradisci ti trovi a mal partito, cioè sia a livello micro che a livello macro. Sì. No? E però uno si deve rendere conto il perché. Perché lo fai? Perché hai paura del giudizio? Non ti conformi? Perché ma guarda, Marisa, cioè, ci possono essere mille motivi. Tutti i motivi forse li si può riassumere in una cosa sola, che è il non ascolto di sé. Basta. Ecco, questo è vero. Se tu ti ascolti, poi puoi avere difficoltà, poi ti puoi giustificare quanto vuoi, ma se tu ti ascolti, il sì e il no sono chiari. Che come dice Francesca, non è che puoi non cambiarli. Facciamo un esempio, ci sono delle situazioni nelle quali tu non ti senti ancora completamente a tuo agio, poi magari ti ci senti, oppure a cui aderisci, che ti piacciono, li vivi fino in fondo, e poi cambi e dici no. Okay? Ma il problema è che se tu non ti ascolti, la confusione viene da lì. Da non ascoltarsi. È vero anche questo. A volte credo comunque che essere liberi non è così semplice. Per niente. No, io penso a tantissima gente in questo periodo che un po' alla volta si renderà conto di essersi messa, cioè di aver preso magari con convinzione una strada sbagliata. E lì, secondo me, ci sarà tanto, avrà tanto da lavorare per... come dire, convincere se stessa a spostarsi da un'altra parte, perché c'è la frustrazione di aver sbagliato, il sentirsi imbecilli, il sentirsi traditi. Certo. E poi anche lì bisognerebbe, cioè, sbagliare. Anche lì noi abbiamo un giudizio noi, no? In questa società c'è un giudizio enorme sul fatto di aver sbagliato, cioè sbagliare. Il fatto dell'errore. L'errore, no? Dell'errore. Un conto è se tu dici, porca miseria, questo errore, ho fatto questo errore è veramente pesante, che ci sta. Ma anche lì io credo che la vita ti offra sempre delle possibilità poi di correzione, di cambiare, cioè quindi l'errore è umano, noi siamo qua per... Cioè, non c'è niente di male, secondo me, nel sbagliare. Non solo, anzi. Siamo qui da vita e probabilmente proprio per continuare a sperimentare, correggere, aggiustare. Vediamo cosa scriveva Maria Antonietta. Diceva una cosa molto interessante. È importante sempre che sia il sì o il no siano in sintonia con se stessi, ma anche la flessibilità è fondamentale per l'armonia interiore. Infatti era quello un po' che... dicevamo, sul fatto dell'essere flessibili, appunto, a esatto. Potersi spostare, per esempio, come diceva anche Francesca. Certo, perché non c'è
rendersi conto, anche lì, no, una doppia forma di masochismo. Io faccio l'errore e vabbè. Poi mi rendo conto che ho fatto l'errore, invece che rimediare, no? Nel senso, parla e comprendere che sono umano, che ok, che non avevo magari le condizioni in quel momento, eccetera, eccetera, ma comunque spostarsi, rimango in quella cosa lo stesso, perché per fustigarmi e per orgoglio non cambio e continuo a perseverare. E sai benissimo che quando si diceva perseverare diabolico, non è un caso, nel senso che non diabolico, nel senso di Satana, ma che è vero che comunque vuol dire che sto separando ancora di più me stesso dalla mia coscienza. Sì. Se continuo perché perseverare significa ho capito che ho sbagliato, e invece che dire porca miseria sono umano, continuo a perseverare anche se ho capito. Cioè, è forse ancora più grave per certi versi. Cioè, l'errore ha delle conseguenze ancora più potenti, perché prima era umano, adesso diventa diabolico, no? Cioè, che è ancora peggio. Eh sì, perché diventa cioè allora essere decoccio, come si dice a Roma, ma proprio tanto. E probabilmente per l'anima, quando tu sei decoccio, poi deve trovare anche dei sistemi molto potenti per svegliarti, no? È proprio così. Più sei decoccio. Poi noi in questa confusione non la sentiamo neanche, l'anima, no. che ha questo modo di sussurrare così. Leggero, che in mezzo alla confusione che abbiamo mentale, se non siamo, allora tutti corriamo questo pericolo, ma se non siamo abituati a stare in contatto con l'anima, perché poi l'anima in realtà c'è sempre e interviene sempre, no? Il problema è che se è un po' come in una stanza chiusa ermetica, cioè se noi lasciamo la porta aperta, l'anima, e ci siamo allenati a lasciarla aperta, questa porta continuiamo a sentirla, e credo che il lavoro su di sé sia poi questo, no? Di continuare a sentire la connessione col sacro. Se tu ci hai messo una porta d'acciaio di quelle isolate, è un casino. Lei però continua, e a un certo punto probabilmente dovrà anche buttare giù la porta. Può essere. Sì, cioè, sì. È costretta a farlo. Cioè, anche se credo che comunque no, all'anima poi non interessa se noi sbagliamo. No, assolutamente. Anche perché se siamo qua per sperimentare, direi che alla fine qualsiasi cosa sperimenti, però credo che ognuno di noi abbia anche cioè che l'anima ci chieda, la nostra anima, poi sai, stiamo parlando ovviamente di cose impalpabili, no? Che ci chieda che di sperimentare, di sbagliare, ma anche eventualmente laddove c'è la possibilità poi di correggere. Cioè, certo. Perché se no è come se tu dicessi, vabbè, vado in un posto dove posso solo sbagliare, sbaglio continuamente. Beh, allora vabbè, ma cioè, non è il motivo per cui sei sceso giù. Certo, diciamo che magari ti dice, oh vabbè, hai sbagliato, adesso te lo faccio capire in un altro modo. Te lo faccio capire. E alla millesima volta te lo fa capire con una mazzata sulla testa, perché se prima non lo sentivi con dolcezza, a un certo punto ha dovuto aumentare la gradazione. Perché poi alla fin fine, Marisa, cioè, siamo sempre noi che ce lo chiediamo. Cioè, la cosa che sfugge, secondo me, che è molto, è veramente interessante, fa un po' ride questa cosa, che poi alla fine siamo sempre noi che ce lo siamo chiesti di fare quella roba lì. Cioè, certo. L'anima non è che è qualcosa di diverso da noi, no? Quindi, se quando siamo scesi ci siamo detti, adesso pigliamo e andiamo da Roma a Firenze e cazzeggiamo girando, facendo il giro del mondo senza andare a Firenze, a un certo punto l'anima ci dirà, vabbè, fai un po' quello che vuoi, perché tanto c'ho tutto il tempo che vuoi, però se sei sceso per andare a Firenze, ce devi andare a Firenze, no? Diciamo che lei sarebbe una direttiva, no? Di solito servirebbe un po' da... Abbiamo un intento qui, no? E poi siamo liberi probabilmente di svolgere il tema, è come un tema. Puoi svolgerlo in 2 ore, puoi svolgerlo in 6, puoi non svolgerlo mai, nessuno ti dice niente, però tu eri venuto per svolgere il tema. Cioè, quindi credo che all'anima di suo gli può fregare di meno, ma però la vedo un po' perplessa, la nostra anima in certi momenti, del tipo, donna, questo qua. Molto perplessa, e proprio quando ci succedono poi delle cose. Quando poi ci vuole, è perché se no, quando ci richiama in un certo senso alla missione con la quale siamo scesi giù, noi ci accorgiamo che insomma, ci chiedeva delle cose, perché quando poi dobbiamo cambiare bruscamente viaggio, no? Lo sappiamo tutti, sono capitati a tutti delle cose più o meno forti nel quali ci siamo andati a schiantare, a sbattere contro. E quindi lì la domanda sorge spontanea. Ma
forse era meglio che lo capivo prima. Poi per carità, cioè, certo. Quindi non è vero che non ci sono delle indicazioni, cioè degli input ce li manda. Le indicazioni ce le manda sempre. Sì. È ovvio che se uno non l'ascolta è difficile. È libero, io credo che il libero arbitrio sia una complicatissima come cosa, no? Che però non penso che bisogna porsi dei gran problemi anche in questo senso. No, cioè, nel senso, non lo capisci oggi, lo capirai domani o dopodomani, non è... Tu sei libero. No, perché sennò le persone si mettono un sacco di problemi. No, e ci mettiamo anche, ma guarda, anche questa è un'estremizzazione della nostra mente. Cioè, gli orientali, nella cultura orientale, anche quella dell'estremo oriente, tutti i grandi maestri ti dicono la cosa più importante è che tu decida di fare quello che devi fare, non quello che vuoi fare. E questa roba per noi è scioccantissima. La parola devo intanto, esatto. Sai com'è. E quindi è un paradosso che noi facciamo fatica a capire, cioè da un lato siamo liberissimi, dall'altro lato mica tanto. Cioè, beh sì, il libero arbitrio è più per la personalità, ovviamente. Esatto, credo, no? Io credo che il libero arbitrio sia poi più utile perché la personalità poi si adegui al, tra virgolette, all'individualità. Però che noi siamo completamente liberi di fare quello che vogliamo. La parte animica no. Non lo so, ecco, ho dei dubbi. Se siamo scesi con un compito, no. Esatto. Ovvio che anche lì confusione tantissima, non so voi se siete d'accordo. E poi dopo viene fuori la storia dei talenti, ma cosa sono venuto a fare? Cioè, vedi veramente le persone che sono perse in questo senso. Però noi oscilliamo tra, da un lato, questo fatto che diventa un'ossessione per cui dobbiamo capire cosa sono venuto a fare, chi sono io, ecco quello. Dall'altra parte, da quello che Battiato chiama il cazzeggio. Cioè, però non possiamo neanche venire qua giù e cazzeggiare ad essere che... Cioè, perché è come se questo talento viene così. Sì, è uno spreco comunque per l'universo, no? Per la nostra... Quindi... È un equilibrio difficilissimo questo. Ma sai, io posso portare solo la mia esperienza personale. Anch'io sono in cerca del mio talento, no? E mi sono talmente spremuta, incazzata e proprio angosciata, eccetera, eccetera, per anni. Ok, che ho perso un sacco di tempo dietro a tutte ste fisime, no? Quando, che non ha senso però, Francesca. No, perché io avevo in mente qualcosa, capito? Di stupendo rispetto a me. Cioè, quindi vabbè. Dicevi non è possibile. Non è possibile, cosa devo fare qui e perdo il lavoro di qua e mi tocca andare a fare una roba che non mi piace di là e poi ancora peggio. Vedi, insomma, perché poi la mente si mette in azione, ciao. Ho sofferto tantissimo, no? La vita invece è stata maestra in questo. E mi ha insegnato che io ho un'idea completamente sballata rispetto al talento, capito? Cioè, il talento è una cosa che io mi sono immaginata di dover avere e di dover splendere su qualcosa di preciso in modo che tutti i riflettori fossero su di me. Questo è interessante perché la nostra parte egoica. E non lo trovavo, porca miseria, da strapparsi i capelli, capito? Sto perdendo un giro, mannaggia la miseria. Quando la vita invece mi stava insegnando pazienza, l'umiltà. Che sono quelli i talenti per cui veniamo giù, hai capito? E imparare ad amare quello che proprio io non ne volevo sapere di amare, dal quale io ero sempre fuggita. Quindi pensa come andiamo fuori tema proprio. E così, la miseria. Per cui anche lì, per me, un no categorico si è trasformato calma, pazienza. Mi piace la sincerità di Francesca perché è veramente fantastica. No, ma è così, cioè inutile che ti racconto l'illuminazione che non ho.
Nessuno di noi, io neanche la voglio, te lo dico. Sì, anch'io ho proprio dei dubbi. Poi c'ho la mia luce qua, ragazzi, che mi illumina, mi basta. La mia lampada presa su Amazon. No, io per quanto mi riguarda posso solo raccontare la mia pazienza, cioè proprio dei passettini lavoratissimi giorno per giorno di pazienza in questo senso, capito? Che mi hanno portato, mi stanno portando un po' alla volta ad amare questa incarnazione. Ma che meraviglia, ma è proprio questo. Capito? Ma infatti anch'io sono arrivata a quella conclusione poi alla fine. Poi dovrà venire fuori il talento per cui io porto qualcosa nel mondo che ancora non c'è. Bene, dopo verrà. Non dovrà venire. Per me va bene lo stesso, perché nella valigia, nella mia valigia, quando partirò da qui per tornare a casa, io metterò tutta la pazienza che sono riuscita a costruire, tutto l'amore che sei riuscita a dare, a ricevere. Ma soprattutto tutto il rancore che sono riuscita a trasformare, capito? Che per me vale di più, in un certo senso, dell'amore, quello che ti viene facile, perché insomma non cozza con niente di te, infatti, no? Fallisce. Sono d'accordissimo. Anche i talenti, capito? Anche questa cosa dei talenti. Sicuramente c'è chi invece ha proprio dei talenti innati, certo, innati da esprimere, e allora diventa un grande musicista, un grande attore, un grande... Sì, che però si deve dar da fare lo stesso, nel senso, non è che... Sì, ma poi è tutto da vedere, tra l'altro, sì, è interessante, no? Però ci sono tante strade, voglio dire, no? Tante milioni, ognuno racconta la sua storia. La mia storia era cominciata con voglio essere il re, la regina, capito, Cleopatra, e mi sono trovata ad essere Cenerentola, e comincia a scopare, capito, e a pulire il camino, e poi vediamo. E la mia storia è questa, e per voler bene a quella scopa ho dato tante di quelle testate al camino che Dio solo sa. Ma cavolo, sei un capricorno, Franci, cosa vuoi farci? Però per dire, la mia storia è questa, per cui tutti i miei no e i miei sì si basano sulla storia che ho percorso fino adesso. Penso che molte persone poi si possano identificare anche in quello che stai raccontando, perché abbiamo passato tutti quel periodo lì. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che o veniamo giù anche per le nostre paure, per esempio. Certo. Superare le nostre paure, secondo me, è fondamentale. Poi per ognuno è veramente diverso, no? Cioè, nel senso che... anche questo fatto che quando, non so, si fanno delle regressioni, tutti sono tutti stati principi, maghi. Esatto, cioè, mai nessuno che ha fatto la carriera. Non so, un cuoco, un tagliapietre, una... È vero. Ma quella roba lì molto spesso è semplicemente la personalità che vorrebbe, come dice lei, essere qui. E poi nel momento in cui magari lasci andare tutta questa roba qua, e cominci ad accettare che sei carne, che sei sangue, che sei fatica, che sei... Cioè, non necessariamente, però anche quella roba lì, magari poi succede che il fiore... proprio quando molli, Francesco, che le cose accadono, E succede che io personalmente, per esempio, sono andato per... Ho visto che quello che sta funzionando nella mia vita è per scarnificazione, cioè io ero partito. Abbiamo con... trovato una contadina in una regressione qui. Ileana, io ero grande Ileana. E allora, aspetta, che volevo leggere. Invece, allora, Maria Antonietta dice: la sperimentazione, comunque essa sia, è sempre importante, hai ragione, perché ci prepara tutto ciò che è necessario per noi in questo preciso momento. Bravissima, assolutamente. Bene. E quindi a volte forse vogliamo anche il permesso di fare determinate cose. Mm-hmm.
Sì, assolutamente. Ma l'assumersi la responsabilità è anche quello, è non chiedere più permesso, tra le altre cose. Cioè, esatto. E la responsabilità non piace, tra virgolette, proprio perché c'è poi una conseguenza. Sai, essere responsabili significa due cose, io da ex giurista. Cioè, sai che si è responsabili anche per quello che si è fatto, quindi sì. Se ne assume le conseguenze. Assume la responsabilità e le conseguenze, quindi, ovvio. Quindi questo non piace, però è l'unico modo che noi abbiamo per stare qui in maniera coerente, autentica, in contatto con noi stessi e per permetterci di imparare, di sperimentare sempre di più in una maniera che poi è armonica per noi, che non vuol dire che va sempre tutto bene. E anche Francesco, forse riprenderci il nostro potere personale, perché prendersi la responsabilità penso che sia quello, perché finché diamo la responsabilità all'esterno di quello che ci accade, vuol dire che tu demandi agli altri e loro hanno il potere su di te, mentre la responsabilità è assolutamente contraria. E sappiamo che essere responsabili è spesso impegnativo, proprio perché quando poi tu scegli, ti prendi la responsabilità di quello che fai e tutto il resto, non puoi neanche più incolpare gli altri, poi tra l'altro, no? Nel senso che da un lato non ti interessa neanche più, perché ti hai scelto, esatto. E dall'altro lato comincia a saltare anche tutto quel paradigma per cui è colpa di quello. Però molti hanno la paura lì di sbagliare proprio, secondo me, nella scelta, hai capito? Io sono convinto che la paura di sbagliare venga da due motivi fondamentali, cioè personalmente per me l'ho analizzata tanto. Il primo motivo è che la paura di sbagliare è il non avere la coscienza di essere invece in un grande quadro, cioè nel senso che tu non vedi, cioè noi parliamo tanto di qui e ora, no? E parliamo tanto di, ma in realtà la maggior parte delle persone vedono soltanto quel pezzettino e non si sentono parte di un disegno, cioè non, è come se non avessero quella visione dell'aquila, che nella visione del sole, come la chiamava Daniel Lumera una volta, no? Cioè nel quale in realtà noi siamo veramente una sequenza di cose e un incrocio di tante cose. Quindi quel momento singolo è importante, quindi non puoi sbagliare, perché ci sono mille altri svincoli nei quali poi correggi, cambi strada, eccetera. Quindi se noi ci vedessimo come in un grande quadro e quindi come in una grande rete, perderemmo infatti, quella paura. E dall'altra parte la paura di sbagliare sta sempre nella posizione, nella comfort zone, cioè nella situazione del dire: se io sbaglio cosa pensano gli altri, come dici tu, no? Oppure cosa perdo, e quindi cosa perdo. Quindi sto lì magari e faccio le cose che non mi piacciono. Perché quante volte noi diciamo, facciamo conto di che cosa perdo io se scelgo questa cosa, no? Ma che tra l'altro questo dubbio è anche umano, perché adesso non è che siamo Superman e Wonder Woman. Certo. Wonder Woman della situazione, no? Cioè, no, è umano. Il punto è che però non ti puoi far fermare da quella cosa lì, perché il prezzo che paghi per farti fermare quella roba lì è immenso, no? Cioè, porta... Comunque, se tu non ti trovi bene in una situazione... e che ne so, scegli un'alternativa e sbagli, no? Tra virgolette, fai la scelta sbagliata, ma puoi star tranquillo che la vita ti riporta dove eri, non c'è nessun problema se non hai finito il lavoro. Ce ne siamo già accorti su questo, Francesco. Madonna santa! Ma vedi che questo però manca la coscienza delle persone di vedersi in un quadro, no? Cioè, voglio dire, fai il tentativo, che se hai sbagliato, torni indietro, non c'è pericolo. Che però, Franci, quando a volte diciamo tempo perso, per me non è neanche vero, perché in quel lasso di tempo quante cose abbiamo imparato? Ma non solo, ma hai la conferma che dove la vita ti ha riportato, hai ancora qualcosa da fare, quindi è inutile che scappi, perché altrimenti allora diventa una fuga. No! E allora ti metti di buona lena a finire e a cercare di capire cosa hai ancora da imparare lì, che ancora non vedi, che ancora non hai imparato, che ancora non hai capito. Perché altrimenti... Che ancora non hai sentito. Sentito. Perché, cioè, se l'obiettivo nostro
è quello di essere, di veramente di essere più veri, no? Più autentici e più vicini a noi stessi. Se questo è veramente profondamente il nostro obiettivo, la vita ti conduce lì, non ci sono santi, ma non per la strada che tu ti eri immaginato. Ecco. Quindi ma attraverso fuori un'altra cosa. Viene fuori un'altra cosa. Che la fiducia, cioè, dicevamo anche la scorsa volta, mi ricordo che ne avevamo parlato. La fiducia nell'esistenza, poi. Esatto, che sempre deriva sempre dal fatto che noi non abbiamo assolutamente più consapevolezza, cioè in generale come società, quindi anche come individui, molti, la maggior parte, di essere parte del tutto. Davvero di essere uno, che non è quella cosa new age del tipo cioè, siamo tutti fratelli, non è quella roba lì. Cioè, è quella roba del fatto che noi siamo in un flusso enorme dove tutti hanno il loro posto, dove tutto è connesso e dove stiamo andando non può essere sbagliato mai, paradossalmente. Infatti, nel senso che la vita, nella peggiore delle ipotesi, ti riporta esattamente là, che poi è il motivo per cui ci incarniamo spesso, continuamente, no? Come quando ci sono quelle le persone che dicono a me, insomma, mi capita sempre la stessa cosa, che palle, sono sfigata. Ma perché ti capita non è cosa? Te lo sei chiesto? Ma è possibile che ti capita? Che sei, se ce l'ha con te l'universo e se l'è preso con te? Spesso si pensa che l'universo ce l'ha con noi. Sì. E quindi perdiamo, vediamo cosa dice. Ecco, Fel dice, l'ideale è imparare dalle esperienze altrui, soprattutto a una certa età. Non ho margine grandi di errori. Non ho capito molto. Imparare dalle esperienze. Esatto. Sì, quella dell'esperienza altrui, sì, ovviamente. Ah, cioè, nel senso che credo, poi magari ci conferma, che voglia dire che nel momento in cui impari non hai margini di errori, cioè nel momento in cui impari, forse, non so, boh. Adesso magari ce la scrive meglio. No, comunque, sì, comunque l'ideale è imparare dalle esperienze altrui, secondo me no. Secondo me è l'ideale imparare dalle proprie esperienze, no? Da quelle degli altri. Sì, allora, forse intendeva dire ascoltare le esperienze, secondo me forse voleva dire ascoltare le esperienze altrui magari ti può aiutare. Sì, ecco, sì, quello sicuramente. Ascoltare. Ma il bello imparare, è imparare, no. È bello imparare dalle proprie esperienze, perché altrimenti mi siedo, leggo un libro di esperienze altrui e ma anche perché è interessante, cioè siamo tutti connessi, ma siamo anche tutti talmente diversi che le esperienze che mi attiro io, le esperienze che ti attiri tu Marisa o che si attira Francesca sono completamente diverse, perché che ci servono per evolvere o comunque perché magari qualcuno c'ha delle tematiche, a me colpisce sempre questo fatto, no? Che qualcuno dice Madonna, ma come fai a parlare? Io direi divento rosso. E per me, per esempio, è una cosa normalissima, avendo scelto anche un tipo di mestiere. Cioè. Certo, poi tu, vabbè, facevi l'insegnante, per te. Una cosa per un altro è facile. Quindi certo. Ognuno di noi ha la sua unicità, e ha il suo. Sì, sì. Certo, poi la vita ti mette di fronte, tu ti metti di fronte le esperienze di cui hai bisogno, che sono... talmente personalizzate che cioè, la vita è la più grande maestra del mondo in questo senso. Allora dice in relazione al fatto che si diceva se si sbaglia poi l'anima ci riporta dove eravamo al limite oppure in un altro posto. Sì, nel senso che quando si sbaglia poi tanto l'anima ti riporta sempre, quindi l'errore poi non c'è. Ti fai passare comunque lo stesso, cioè ci puoi passare infinite volte, questo si dice, lo sappiamo che è anche un modo di dire, no? Cioè nella vita cioè, continuiamo spesso a passare dalla stessa situazione, un eterno ritorno. Quindi Francesco ci conviene risolverle le cose, perché sennò Allora, io veramente usando la metafora di prima tra di Roma e Firenze, poi ognuno faccia quello che vuole, io per primo, ma se tu devi andare da Roma a Firenze, un conto è se te la godi da Roma a Firenze, ci metti tutto il tempo che vuoi, ma è chiaro che poi alla fine ci devi arrivare a Firenze, cioè io amo sia il viaggio, l'idea del viaggio che l'idea della meta, allora c'è chi ama l'idea della meta e basta, e c'è chi ama l'idea del viaggio che si perde, per me, per come, questo è il mio sentire personale come Francesco, come ricercatore, io ho dovuto innamorarmi del viaggio,
perché qua non ci stavo bene, mi sentivo tipo l'alieno, l'uomo che cadde sulla terra di David Bowie, come tanti di noi, ho dovuto innamorarmi, mi sto innamorando del viaggio sempre di più, ma mi piace l'idea che ci siano entrambi. Cioè, beh, assolutamente, oh, quello sì. A me, io invece, amerei l'idea del navigatore, che purtroppo invece... Non funziona Google Maps. Non funziona Google Maps. Non c'è campo. Però a me, per come sono fatta io, un navigatore mi piacerebbe tantissimo. Infatti io in macchina lo uso. Bisognerebbe inventarlo, dai ragazzi. Chiediamo un navigatore spirituale. Un GPS. Forse l'anima non è il navigatore nostro. L'anima è il navigatore. Sì, ma ci sono anche degli strumenti che io ho scoperto, formidabili, tipo la carta natale. Per esempio. Anche vero. È vero. Mi ha come dire, mi ha dato io mi sono fatta fare una lettura da una bravissima, che tu conosci molto bene. Da Francesca Scomento, che mi ha fatto rimanere malissimo, perché... Anche perché la Franci dice la verità e quindi già... Sì, e mi ha fatto rimanere malissimo perché mi ha detto delle cose che, insomma, cioè, io volevo essere Cleopatra e lei mi ha detto... Guarda che tu intanto sei ripetente, sei venuto qua perché le cose, il giro prima non le hai fatte, quindi sei qua per farle. E poi tutta una serie di cose che, insomma... Avrei preferito mi avesse detto: oh, sei stata una grande curandera, hai delle doti magiche. Invece niente no. Di... No. Ma magari sì, ma non ti servono qua così. No, no? Ma perlomeno nella mia carta natale non c'erano scritte. Poi se io le ho nascoste da qualche altra parte, magari verrà. Però ti avrà detto delle altre cose belle. Però, mi ha detto. Sta facendo la Capricorno. No, però mi ha dato delle indicazioni. Sulla direzione, capito? Dici poco. Che, caspita, per me sono state importanti. E delle rivelazioni. Ma, sai, cose che comunque, le sentivi ma non le volevi ascoltare. In una parte nascosta profonda di me. Però, insomma, sai... tu puoi far finta di non vederle, però quando te le dicono, cioè, le dici chissà rapporto. Perché lo senti subito dopo. Le senti, sì, le ho, ce l'ho. E per cui, mi ha aiutato a radicarmi, cioè a prendere in mano la mia vita per quello che è, senza sogni di gloria e senza sentimenti di sfiga. Ma semplicemente per quello che è, e lavorare, e facendo così, per me stanno cambiando tante cose, capito? Sì. Non come io avevo previsto e mi ero, insomma, prefissata quei fumi, no, di ma in maniera molto più terrena, no, terrestre, ecco. Viviamo qua. Sì, ma a me non è che sta dimensione qua mi piaccia tantissimo, come dire. Devo imparare a starci, no? Vedi, anche a Francesco non gli piaceva tantissimo, però adesso... Vedi che si è radicato di più. Mi piace molto, ma sai, la mia, ognuno di noi appunto ha la sua strada, quindi... credo che le nostre strade, pur essendo soltanto noi astrologicamente veniamo anche da due posti completamente opposti, ci siamo incontrati proprio a metà strada. Lei noi abbiamo i nodi invertiti. Intanto è stato un bel incontro, dai. Cavolo. Direi proprio di sì, non ci sono dubbi. Mi ricordo quando ho visto la prima foto di voi due insieme, ho detto: ma dai, no, non ci credo, ma che bello. Bellissimo. Dicono, le nostre foto richiamano un sacco di like. Vedi? Attiriamo un sacco, scherzo. Vuol dire che appunto sono tutti contenti di questa vostra unione. Voi, insomma, devo sì, dire. Sì. Ecco, visto questa unione, sicuramente ci sono dei progetti in giro. Adesso, prima di salutarci, voglio che
diciate qualche progetto che avete. Sì, è chiaro che noi anche, non solo come compagni d'anima e d'avventura, compagni di Luz, abbiamo però sicuramente il progetto di continuare sulla strada di Luz e di trasformarla in qualcosa che sia ancora più nutriente per noi e che sia, tra l'altro, che sia anche in sintonia con quella che è una nostra esigenza, che è quella di, un po' Francesca prima parlava, mi faceva ricordare questa cosa, no? Con la carta natale, gli strumenti, che si abbia l'occasione di mettere a disposizione nostra, prima di tutto nostra, per la nostra esigenza, degli altri, degli strumenti, come una sorta di scuola nuova, di scuola, di accademia, di, chiamala libera università, chiamala quello che vuoi, nella quale individuare delle cose fondamentali per quello che sono, quello che è la strada che ognuno di noi vuole percorrere, degli strumenti base. Che poi non sono tanto stati utilizzati finora, anzi non sono stati utilizzati quasi per niente. Ma insomma, siccome ci avviamo verso tutto un periodo, no, di rinnovamento, un nuovo rinascimento, un nuovo nascimento proprio, e quindi ci vuole qualcosa di nuovo anche in quel senso, che poi è nuovo, non è proprio nuovo, magari qualcosa di nuovo anche che è recente, sì, ma poi la saggezza, insomma, antica è sempre nuova, no? Cioè, il vecchio non è da buttare, cioè è da buttare via quando non serve più, ma la tradizione, inteso che la trasmissione di tutto quello che serve all'essere umano, secondo me poi cambia a seconda delle forme, delle persone, delle culture, eccetera, ma all'essere umano servono sempre le stesse cose, fondamentalmente, quelle base. Nell'universo servono quelle cose base. Cioè, esatto. Cioè, per dire, se chiedi a una persona della mia età, io ho 50 anni, piuttosto che a un trentenne, quali sono le leggi universali? Non sa neanche che ci sono, ti parla della legge di gravità forse. E basta. Che è l'unica che ci hanno insegnato praticamente. È l'unica che ci hanno, ma ce ne sono altre che ti danno delle chiavi per non cazzeggiare qua sulla terra, no? Da quando nasci a quando muori, andando girando. E poi anche il cazzeggio è bello, l'importante è che non sia tutto cazzeggio. Esatto. Cioè, per cui magari io dico che è una vacanza, no? Studio questa, no? Tipo un po' come quando sì, l'Erasmus. Sì, però ci devono essere le materie giuste. Esatto, divertenti, e nella importanti. Sì, e nella scuola nostra sappiamo come sono le materie, no? E c'è tutto, sì, Francesco lo sa bene, anche lui. Com'è? C'è tutto un sottobosco di, esatto, sapienza e di conoscenza che non è divulgato. A noi invece piacerebbe che poterlo strutturare in mettere modo in che campo diventi una divulgazione, per esempio, accessibile, appunto, a quanti. L'astrologia io trovo che sia assolutamente fondamentale, perché dà una chiave di lettura del mondo e ti dà, se fatta in un certo modo, come per esempio Francesca, come lo fa, come Akash, come Anna Elisa, certo, eccetera, ti dà anche gli strumenti, non ti dà soltanto una visione del mondo, ma ti dà gli strumenti per camminare in questo, cioè ti dà proprio un Google Maps tutto tuo, no? La possibilità di scaricare questa applicazione con te stesso. E quindi sono, poi per esempio, il recupero di quello che è il rapporto con la natura, che sta diventando sempre più, sì, sempre più disastroso per l'essere umano, perché noi siamo ancora fortunati, qualcuno di noi, non so tu dove vivi, perché abbiamo ancora e gli alberi e il verde, cioè, ma c'è gente, sì, che io sono abbastanza, c'è del verde da me molto, ma c'è gente che non vede, cioè l'unica cosa che vede è la pianta del marciapiede che è quando, certo, sta all'ufficio, cioè, e ha perso proprio tutto quello che è la cognizione, cioè la relazione con tutto quello che ha a che fare con la natura, noi lo sappiamo che invece è fondamentale. E quindi ci piacerebbe, adesso ci stiamo lavorando. Quindi adesso dovete mettervi a tavolino seriamente. È un work in progress, sì. Poi troveremo anche la forma, tanto qua siamo in 4-5 che ci lavoreranno e vediamo un po' come, dove va a parare questa cosa. Sì, allora vuol dire che dopo dovete tornare a parlarcene, perché qua...
Lo sai che ogni volta che combinate qualcosa saremo in di più. Potremmo essere in di più, ci mettiamo in una stanza tutti. Sì. Tutti nello stesso schermo lì. No, ma anche tanto potete collegarvi in tanti, quindi non c'è problema. Sì, no, ma anche perché il panorama così italiano è veramente ricco di persone che possono dare tantissimo. Assolutamente. Te del resto, noi tre abbiamo un network infinito di belle persone, di belle anime. Vedo. Di ieri sera ti ho salutato in diretta. Io ho visto, ieri sera. Sì, sì, ma non stiamo parlando solo di noi, di me o di facciamo anche di te. Cioè, voglio dire, tu non a caso sei sempre in diretta online e fai sempre delle cose, perché comunque le varie persone che, diciamo così, che con le quali siamo in contatto sono persone, per certi versi, coincidono, no? Nel senso che abbiamo... Assolutamente. Incrociano questi due network, no? Ma... ci siamo attirati, e questa è una cosa che bisogna riconoscersi, che è molto bella, perché secondo me anche questo va valorizzato, no, per noi, e fa parte del sì, questo. Cioè che quando cominci ad aprirti, ti attiri anche delle belle anime, dei compagni di viaggio fantastici. È vero. Noi in questi anni stiamo vedendo questa legge, cioè che più tu ti apri, più arriva, e più tra l'altro... È la legge di risonanza questa? Questa è la legge di risonanza, l'attrazione di risonanza, sì. Sì, infatti, ed è bella questa cosa. Sì. Eh sì, solo che nel linguaggio, diciamo, del mondo si chiama culo, ma non è così. Cioè, bisogna dare il nome. Vedi giusto. Che confusione che facciamo noi. Bisogna, è vero. Perché sembra che, capito, è uguale anche quando diciamo sfiga, poi. Esatto. La sfiga è l'altra faccia del Gastone Paperino. È l'altra faccia della stessa medaglia, perché... Gastone Paperino sono questa cosa, lo sfigato... È sempre la legge di risonanza in azione. Esatto. E in azione in maniera non, come dire, responsabile e presente, no? Per cui tutto quello che succede ancora una volta è un caso, inteso come... Sì. Tu non c'entri niente. Ecco, adesso la nostra parte di responsabilità invece rispetto a questa cosa è portare questo progetto alla realizzazione. Ecco, no? È qua che vi volevo. Anche se comporta dei rischi, perché potremmo fallire. Allora, secondo me l'anima ha sussurrato. Voi avete ascoltato, poi si mette di mezzo la mente e trova 62.000 cose. Adesso fate un po' di silenzio. Partite. E partite. Eh sì. Sì, senza tanti se e tanti ma. Quando siete pronti, venite qua, ne parliamo, così ancora di più. Io ve l'ho fatto dire apposta, perché così dopo dovete per forza. Dato, hai messo l'intento e hai messo la traccia. Certo. Nei registri akashici c'è adesso. Sì, sai che c'è il campo di infinite possibilità, esatto. Le linee della vita. Il campo quantico c'è. Quindi l'informazione è arrivata, adesso sta a voi. Esatto. Bene ragazzi, è stata una bella chiacchierata. Come sempre. Come sempre, Marisa. Grazie. Grazie a voi. Vedendo 1:10 quasi, porca mia. Sì, è vero che non ce ne siamo neanche accorti. No. Questo è bello, vuol dire che siamo stati bene. Sì. Quindi. Assolutamente sì. Vi aspetto, ovviamente, un'altra volta. Adesso poi abbiamo anche in progetto una cosa d'estate qua da noi, eh? Eh sì. Bel festival, diciamolo, che abbiamo... Abbiamo anche questo nei registri akashici. Esatto. Quindi l'intento c'è in tutto. Abbiamo anche scelto una data, per cui tanta roba. La data magica che San Giovanni. Mi affido a voi su questa cosa, visto che anche voi organizzate dei bellissimi eventi. Sì, quindi... è una sinergia tra... Punto di svolta e Luz, quindi esatto. Proprio attingendo a quel fantastico network di belle persone che abbiamo. Esatto, no? Perfetto, va benissimo questa cosa. Allora, intanto ci stanno salutando tutte le persone. Ciao, grazie a tutti. Ragazzi, mi raccomando, voi due. Sì. Attenti a quei due. Attenti ai Francis. Visto che avete lo stesso nome. Sì. Vi tengo d'occhio.
siamo circondati di Franceschi, perché prima parlavamo è vero, di Francesco, Francesca. Allora, guarda, metto gli ultimi commenti che vi salutano. Ragazzi, grazie a tutti. Grazie a tutti, la buonanotte. Rinnovo di nuovo gli auguri alla mia cara sorellina. Ci accogliamo. Bravi. E a presto, insomma. Noi poi ci vediamo qui per un'altra diretta. Assolutamente. Ti seguiremo. Benissimo. Grazie, ragazzi. È sempre un piacere stare con voi, davvero. Grazie mille. L'hai condivisa, Francesco? Sì, anche su Lutz ho condiviso. Ah, ce l'hai fatta? Non sei come tanti che non ce l'hanno. No, condiviso a spalmato a Tugò. Perfetto, grazie mille. Chi vuole poi condividerla, la diretta lo può fare tranquillamente. Grazie mille. Grazie Marisa, grazie mille. Ciao, aspettatemi un secondo. Ciao a tutti. Sì, ok. Buonanotte. Buonanotte. Aspetta che non va internet, quindi non si chiude la trasmissione. Fantastico. Cosa vorrà dire? Che dobbiamo continuare. Io nel frattempo stavo facendo l'uomo medio guardando che cosa stava facendo la Juventus, pensa te. Ah, vedi. A proposito di innamorarsi poi del viaggio. Cioè esatto. Una volta sarebbe stata una roba per me. Esatto. Allora, vediamo un po' se riesco a chiudere, ragazzi. Se no, bisogna che continuiamo. Se no, continuiamo. Niente, non ancora. Conclude la trasmissione. Niente. Ragazzi, cosa facciamo? Tira fuori le carte, Franci. Tiriamo fuori la carta. Tiriamo la carta per questa luna nuova. Qualcosa dobbiamo fare. Siamo in luna nuova con eclissi. E... secondo me non abbiamo fatto questa cosa e quindi... Vogliono la carta. Abbiamo ancora 13 persone che ci stanno seguendo, perché tutti pensavano che... Buonanotte, saluti, baci, abbracci. Niente, vabbè. Cioè, è presente il dopo festival. Esatto. Allora, questo è per pochi. Ecco, dai. Tipo qualche secondo in cui entriamo un po' di più. Questa è la prima volta però che mi capita, che voglio chiudere e non si chiude. Pazzesco. Problemi di connessione, va bene, dai, tiriamo fuori sta carta. Andando avanti perché vedo live 1, 12, 13. Sì, assolutamente. Tra l'altro non so nemmeno se funziona nel momento in cui tu decidi di lasciare lo studio, rischia poi di... Tu dici che può darsi che cade poi... Vabbè, allora cominciamo con la carta così poi facciamo in tempo. Vediamo. Forse adesso va, però ormai abbiamo detto la carta. Cos'è venuto fuori? Forza. Cos'è questa? Questa è la carta della forza. Sì, la ma vedi dai, bello! Che nei Rider-Waite è la 8... E guarda, è molto legato alla presa di coscienza e al sì e al no, perché la forza è a parte che è la forza interiore, ma è proprio la forza, la fiducia. La forza, la fiducia, la passionalità e il contatto anche tra tutta la parte alta e la parte del corpo, perché se tu guardi, no? Qui c'è questa fanciulla che doma il leone, qui le tiene chiusa le fauci, in altre carte addirittura mettendo dentro la mano, dentro le fauci, e se tu guardi il vestito, sì, sembra quasi, non c'è discontinuità tra il vestito e la criniera, no? Come se fosse un tutt'uno, addirittura in alcune carte il leone sembra quasi venire fuori dalla gonna, che è la capacità di tenere il focus anche sulle cose, no? Beh, allora siamo in tema. Senza sforzo. Buona serata. La parte dell'ombra della forza è lo sforzo. E infatti la forza è proprio quella, no? Sì, lo sforzo. Dove è l'assenza di tu forza. Ci metti l'intento, ci metti tutto, ma niente sforzo. Dopo ci pensa l'universo. Di solito bisogna lasciare spazio. Beh, sì, è un auspicio molto importante rispetto a questa lunazione, visto che abbiamo preso rispetto a questa luna che è partita oggi, perché ci chiede di essere sempre in presenza anche col corpo. Perfetto. Ecco, questa è anche una chiave che forse non abbiamo detto, no? Il nostro corpo, che è la tavolozza di colori per quella che ci siamo scelti qua, sa sempre che cosa sia e cosa no, eh? Attenzione, perché noi spesso quando scegliamo per un diciamo sì ed è un no, il corpo
lo saprebbe che cosa sia e che cosa no, quindi facciamo finta di non ascoltarlo. E che noi non lo ascoltiamo. Sì. Sì. Insomma, noi non ascoltiamo niente comunque. Questi sono dei testoni fondamentalmente, ma va bene. Anche perché cioè, non siamo delicati. Non siamo delicati. E invece per niente. La delicatezza che c'ha questa qui nel... È vero. E certo, perché come fai a maneggiare dinamite senza delicatezza? E il leone è dinamite, nel senso che è felino, no? Cioè. Quindi alle persone cosa li, come li lasciamo? Ammesso che ci lasciano chiudere la trasmissione. Di ascoltarsi e di essere delicati con se stessi. Ok. Di ascoltare la propria forza interiore. La propria forza è invisibile e silenziosa. Sì, e c'è nel corpo, è nel corpo che c'è la forza interiore. Perché dove potrebbe essere altrimenti in questa incarnazione? Certo. Oddio. Benissimo. Siamo? Vediamo se chiudiamo, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vediamo, eh. Oddio. No, io non ho parole, devi ragazzi. Devi sbatterci fuori dalla trasmissione, magari. Ma cosa devo fare? Siamo noi che vogliamo stare. Vediamo. Cosa devo fare? Allora, se vuoi... Io provo a chiudere. Se io faccio lascia studio, dici che... Io penso che te la salvi comunque, perché la trasmissione l'hai fatta, però non so cosa succede in StreamYard se tu lasci lo studio senza aver finito la trasmissione. Immagino però che lo tenga. Questa è la paura, che poi magari non resti. Senti, no, proviamo a uscire noi. E io mi lasciate qua da sola. No, ma adesso andiamo a vedere se ci sei ancora. Siete carini. Ci colleghiamo. Prova a uscire, io rimango qua da sola così. Spero a dopo, non adesso. Questa veramente... Ma se io chiudo tutto così, non so, rimane... Ma lo so, cioè, non so se ti salda la trasmissione, è solo quella la paura. Che infatti, mi dispiacerebbe, porca la miseria. Perché poi in quella maniera non si riesce neanche più a recuperare. Dai, che forse ce la sta facendo. Pazzesco. No. Vabbè, no. Allora lasciatemi, ragazzi, se volete lasciarmi. No, vabbè, ma adesso andiamo a vedere cosa... Tu continua a parlare, presenta le cose di future. Presento le cose di punto di svolta. Eventualmente se vediamo, rientriamo se vuoi, ti diamo una... Vediamo un attimo, adesso vado a vedere se internet... Eventualmente un abbraccio. Eventualmente un abbraccio, cari ragazzi, benissimo, grazie di tutto, comunque.
ragazzi, siamo di nuovo qua. Non è mai capitata questa cosa. Adesso ci provo, ragazzi. Vi saluto per l'ultima volta. Vediamo. Ciao a tutti. Guarda, ci sono ancora delle persone. Penso che carine. Sì, perché hanno chiedendo... Ma era affascinante con questo schermo vuoto. Per vediamo. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte.